Cicerone vive in una situazione di grande prostrazione e sente molto la mancanza della moglie. Scrive infatti: «Velim ut ad me venias». «Velim, vorrei che tu venissi da me. Ego te quam primum mea vita volo videre». «Io desidero vederti, volo videre te, quam primum, al più presto, vita mia, mea vita, et in tuo complexu e mori, e morire e mori, spirare, in tuo complexu, nel tuo abbraccio, tra le tue braccia». Poi però ci ripensa e scrive: «At ego vero te istic esse malo, ma in verità preferisco malo che tu stia lì, te istic esse, cioè a Roma, cum sciam magnam partem istius oneris ab te sustineri, poiché so, cum sciam, che gran parte di questo peso, magnam partem istius oneris, ab te sustineri, è sostenuto da te». Cioè il peso dell'esilio e dell'assenza di Cicerone grava tutto sulle spalle di Terenzia, della moglie. E siamo ai saluti. «Si quid acciderit novi, se alla lettera sarà accaduto, dunque accadrà, aliquid novi, qualcosa di nuovo, faces ut sciam, farà in modo, dunque fa in modo, che io lo sappia, ut sciam. Vos cum presertim pauci sitis, voi», conclude Cicerone rivolgendosi alla famiglia, «soprattutto perché cum presertim pauci sitis siete pochi, dunque, tanto più che siete così pochi, volui esse quam coniunctissimos. Vorrei, alla lettera ho voluto, che foste il più possibile uniti, esse quam coniunctissimos. Valete mea desideria, valete. Addio, miei cari, addio».